i pro comuni, il capitale, un altro mondo e questa cena. Io partirei dall'ultimo termine. Questa cena, come dire, è un momento della nostra riproduzione personale e insieme sociale. Ma se un attimo dilatiamo lo sguardo, cosa ha reso possibile questo momento? Un intreccio, una rete di processi produttivi che a me danno la vertigine. Ai nostri tempi sono estesi, vastissimi. E pensa solo al pane che c'è qua, no, la produzione, la rete di processi produttivi che hanno portato sulla tavola questo pane, sono inimmaginabili. È solo pensare alla dimensione materiale, se poi pensiamo al sapere che c'è inglobato, c'è tutta una storia lì dentro. Però è una bolla, sappiamo benissimo che tutto l'insieme di questi processi è finalizzato a una forma, quella capitalistica, cioè che tutto si mette in moto in vista di cosa? Di riprodurre denaro, riprodurre il processo di valorizzazione del capitale. Allora, il tema che tu ponevi oggi è possibile una forma di socialità, di cooperazione sociale che davvero ci riesca a immaginare un'alternativa e anche delle prassi che sovvertano, che producono un cambiamento effettivo a questa egemonia, no, capitalistica della nostra riproduzione sociale, della nostra socialità stessa, la nostra convivenza. Tu chiami pro comuni questa attivazione di pratiche, su questo lascio a te la parola. E qui io ho finito di mangiare. Io ho preso l'occasione di questa cena, che mi sembra un'iniziativa molto bella, partendo proprio dalla condizione di questa cena. Questa cena è il risultato di un'attività condivisa, ma sia materiale che, diciamo, spirituale, tra virgolette, cioè è l'insieme di queste due cose. Attraverso questa cena noi creiamo delle relazioni sociali dentro uno spazio-tempo, quello che è, e usufruiamo di una ricchezza comune che mettiamo sul tavolo. Compagni, siamo tutti compagni in questa tavolata, in questo senso, no? Condividiamo il pane. E chiaramente questa è un'attività limitata nello spazio-tempo, eccetera, però ci dà l'immagine di cosa possa essere il fondamento della cooperazione sociale. Una cooperazione sociale che noi sappiamo, a egemonia capitalista, si basa su misure delle cose completamente diverse, razionalità completamente diverse. Chiunque di noi, credo tutti, abbia un'esperienza del lavoro all'interno della nostra società, sai benissimo che non solo hai anche momenti di questo tipo con i tuoi colleghi, con vari soggetti, ma sei messo in una relazione competitiva, alienante, separante rispetto al mondo, rispetto ad altri soggetti sociali e rispetto alla natura. Quindi la domanda, e la domanda che mi ha accompagnato veramente dentro sin da quando negli anni 70 sono stato così catturato dal movimento, dei grandi movimenti che abbiamo vissuto, per chi l'ha vissuto, di trasformazione, di desiderio di un grande cambiamento. La grande domanda è come si fa il cambiamento sociale? Cioè, di che cosa consiste un cambiamento sociale radicale? Questa è la grande domanda. Nel capitalismo, e questa è la domanda. La domanda che io poi pongo qui a cena, così poi mangio qualche cosa anch'io, e poi interloquiamo. Ma fare domande sicuramente. Come cambiamo il mondo? Ovviamente sembra una domanda naive, ingenua. Io amo le domande ingenue, da questo punto di vista sono socratico, no? Socrate era quello delle domande ingenue. Come cambiamo il mondo? Io credo che cambiare il mondo
significhi stabilire nuove forme di cooperazione sociale. E i modelli ce ne sono tanti, e quello che è in comune è che la misura delle cose, mi piace questo termine, la misura delle cose della cooperazione sociale, cioè qualsiasi cosa noi produciamo è il frutto della cooperazione sociale, in qualche forma, anche nella forma capitalista di chi ha prodotto questa telecamera, di chi ha prodotto questo computer, di questo, dei telefonini, delle cose che noi vediamo. E la misura delle cose che ci porta a tavola queste cose e ci fa comunicare l'un con gli altri con la tecnologia che usiamo è una misura delle cose, sappiamo, nell'esperienza di chi ci lavora e di chi viene sussunto dentro questo processo, è un'esperienza alienante di sfruttamento e di distruzione della natura. Ma ci sono altre misure delle cose. Per esempio quelle che mettiamo in questa tavola. Non credo che noi portiamo a tavola qualcosa che coscientemente sappiamo possa far male ad altri o possa far creare dipendenze da altri. No? È la misura delle cose della riproduzione sociale. E io vedo il mondo come questa grande lotta, per dirla in maniera molto succinta, grande lotta sistemica, perché ne possiamo parlare, ma ci sono proprio dei sistemi in continua interazione che si contrappongono sulla base di due tipi di riproduzioni: la riproduzione del capitale, cioè la riproduzione, l'accumulazione di relazioni sociali basate sulla priorità del profitto, sulla priorità della crescita, e la riproduzione sociale. La riproduzione sociale, secondo me, ha un principio di base. Che cos'è la riproduzione sociale, in fondo? La riproduzione sociale non è nient'altro che la riproduzione degli esseri umani per mezzo di esseri umani. Allora, quando tu pensi alla riproduzione sociale come produzione di esseri umani per mezzo di esseri umani, hai dato, e questa è, lo trovi negli scritti di Marx, di Foucault, ripresi da Foucault e da altri, ma se ci pensi un attimo, questa idea di produzione di esseri umani per mezzo di esseri umani significa che gli esseri umani sono sia il mezzo che il fine della riproduzione sociale. Nella riproduzione capitalistica, del capitale, gli esseri umani sono il mezzo di cosa? Di un fine, che è la produzione di profitto. E nella riproduzione sociale, gli esseri umani sono sia mezzo che fine. Noi dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo trovare forme che siano congruenti sia per gli esseri umani che sono il mezzo, sia per gli esseri umani che sono il fine. Nella ricerca di questa congruenza come si fa? Come si fa questa ricerca di questa congruenza? Si fa attraverso la comunicazione, attraverso la democrazia, democrazia diffusa, attraverso la comunicazione tra soggetti in posizionalità diverse, e la negoziazione di contenuti, di pratiche, di quale misura delle cose noi diamo le pratiche. Allora, cosa intendo per misura delle cose? Per misura delle cose intendo molto in generale il cosa, il perché, il quando, il quanto, il dove, e ci potiamo aggiungere tutte le liste, della cooperazione sociale. Chi decise cosa, perché, per come, per quando, per quanto tempo. Noi viviamo in un mondo dove queste decisioni sono egemonizzate da una razionalità capitalistica. La misura delle cose che viene stabilita dal capitale, che è questo processo sistemico, no? È una cooperazione sociale, appunto, che prioritizza certi valori del cosa, come, quando, chi e dove, funzionali alla sua finalità, che è assai diversa dalla finalità della riproduzione sociale,
produzione di esseri umani al fine di essere umani, dare concretezza veramente a questa cosa qui. E i procomuni, cosa sono i procomuni? I procomuni, la parola procomune è una traduzione in italiano, un'interpretazione che ho dato alla parola commons inglese. In italiano la parola commons si è tradotta come beni comuni. A me la parola beni comuni portano a qualcosa, ma secondo me sono inadeguati ad esprimere veramente ciò che è importante in questo filone di dibattito. I beni comuni sono beni comuni, sono beni e sono comuni nella misura in cui c'è una pluralità di persone che dice questi sono comuni, cioè siamo noi che prendiamo le decisioni sulla misura delle cose di questi beni comuni e allo stesso tempo siamo noi, pluralità di persone, che decide come relazionarsi l'un con gli altri al fine di riprodurre questi beni comuni. Quindi l'idea di beni comuni va benissimo, però lascia dietro nel background il fatto che noi stiamo parlando non più solo di beni comuni o meno, ma stiamo parlando di un sistema creato dal rapporto tra una pluralità di soggetti, una comunità che si crea, dei beni comuni, le loro risorse comuni e il loro fare in comune. Ecco, tutto questo insieme, soggetti, risorse in comune e fare in comune, questi sono quelli che io chiamo i procomuni e si manifestano in molti modi, si manifestano in cose piccole. In questo momento siamo in un procomune, abbiamo condiviso, abbiamo delle risorse, abbiamo delle relazioni sociali, abbiamo uno spazio-tempo limitato questa serata. È una bolla. E poi ci sono invece entità molto più grandi, ci sono organizzazioni comunitarie, ci sono anche molto più grandi, come il caso di Birdsork in Olanda, 12.000 infermiere che si mettono insieme, fanno fuori, non hanno bisogno di managers per coordinarsi nel loro lavoro con pazienti anziani che vanno a visitare, ci sono tanti esempi, ci sono centri sociali, ci sono strutture di cooperazione comunitarie per la gestione dell'acqua, di un sacco di risorse, insomma, ci sono tantissimi esempi. Il punto è che i procomuni sono proprio questo, sono quei sistemi che sono effettivamente in contrapposizione alla logica del capitale, dove la riproduzione sociale è fondante, dove c'è un mutuo riconoscimento, c'è una cooperazione basata su altre finalità che il perseguimento di profitto. Allora io credo che la trasformazione sociale si basi, credo, su due grosse direttrici. Uno è uno sviluppo fondamentale, sostanziale dei procomuni a tutte le scale, centrati sulla riproduzione sociale che è costretta, che è vandalizzata, che è portata a livelli critici, disastrosi da parte del capitale, in tutte le forme, dalla sanità, dall'educazione, dal lavoro delle donne, qualsiasi altro aspetto, e dalla lotta. Cioè, questi due livelli, questi due aspetti, il creare nuove condizioni di vita e di produzione sociale e la lotta per ridurre i vincoli che ci vengono imposti poi dalla grande piramide del capitale in cui siamo inseriti, sono fondamentali. Dobbiamo trovare il modo di articolarlo, cioè di fare in modo che ci sia, che emerga una forza sociale che articoli questi due aspetti, lotta e creazione di nuova cooperazione sociale, e in qualche modo in un circolo virtuoso. Adesso mangio.